Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video della No Name. Non ne facevo uno da tanto tempo e ho deciso di riprendere anche perché, parlando con i ragazzi che ci sono stati domenica, comunque cercheremo di portare sempre più contenuti, cercheremo di aggiornarvi, insomma, di tirar sopra quanta più gente possibile e cercare quantomeno di creare uno zoccolo duro che ci riporti un attimino a fare un po' di numeri decenti da, diciamo, prima del Covid. Adesso non chiediamo 300 persone, però se riuscissimo ad avere 40-50 persone fisse ogni torneo già sarebbe un ottimo risultato. Preferisco fare un video rispetto a fare un articolo, perché penso che prima di tutto possa essere apprezzato da più persone, magari anche solo visto che si sta facendo altro, risulta un attimino più snello, e cercheremo anche di spiegare un attimino le scelte dei vari giocatori. Useremo le liste che sono state postate su Foul Library, io cercherò di lavorare con loro quanto più possibile, creando sia dei content a livello italiano che a livello europeo e internazionale, così da avere una visione più globale del gioco. Il torneo ha visto 15 giocatori, non pochi, non tanti, tanti mazzi. Questo riprova che il Meta Wonder comunque è ancora tutto da esplorare e secondo me c'è ancora tanto da fare. Faremo anche, io penso anche io, tanti ragazzi, ho sentito ad esempio alcuni dei miei vecchi compagni, un video magari sulla spiegazione della ban list, su cosa si potrebbe migliorare, su cosa magari invece dovrebbe essere inserito, eccetera eccetera. Non voglio fare un video della tier list, perché secondo me la tier list ancora non esiste, nel senso che c'è un meta da 2 settimane e io stesso ho giocato davvero poco, e infatti il mazzo che ho portato era un mazzo più per divertimento che un mazzo per vincere il torneo, e forse aspettando magari il GP americano che verrà a fine luglio, il GP spagnolo che verrà inizio luglio, potremmo già iniziare un attimino a tirare le somme e vedere quali sono i mazzi più forti, ma fino ad allora io aspetterei a fare qualunque video riguardante la banlist. Allora, l'atto botto ha visto 6 mazzi diversi, se non sbaglio, o 4 mazzi diversi. Abbiamo un Asmodeus Belial, avremo 2 Zeus, 4 Shiva e un Tifone. Quindi ci sono 2 sovrani nuovi e un sovrano Order e un altro sovrano Tag Ruler. Questa riprova che davvero ogni mazzo può far bene, che però tuttavia ogni mazzo ha più o meno un 4, 8, 12 pair di carte vincolate, quindi possiamo usare tutti i ruler che vogliamo, ma se non usiamo un certo tipo di carte non andremo molto lontano. Questo è sempre stato così. Adesso non è più vincolato al colore, ma è vincolato alla tipologia specifica di carta. Cioè, se prima o si utilizzava il colore vento per costruire il proprio mazzo o non si andava lontano, adesso è o non si gioca un mazzo costruito su origini delle sette terre che sia in grado di contrastare Zeus e che se la cavi bene contro gli Order, o se no avremo un mazzo piuttosto mediocre. Il primo posto l'ha raggiunto Asmodeus Belial del buon Fabio Prada. L'idea del mazzo è molto semplice: sfruttare la nuova meccanica dei 12 dei. Adesso non riesco. Ok, ad esempio abbiamo Apollo, abbiamo Estia, Posè e Artemis, eccetera eccetera. Dov'è? Qua, che sono fatti. Per poter arrivare velocemente, grazie alla Godard di Asmodeus, che dice a zero rimuovi le prime 7 carte del tuo mazzo dal gioco. Questo cosa comporta? Comporta che rimuovendo dei 7 dei, quei 7 dei saranno rivelati fino alla fine della partita.
Quindi con la Godard già avremo all'incirca 3-4 dei rivelati e ci basterà giocare altri 3 dei, scartarli, rivelarli in qualche modo per poter avere attivo l'abilità degli 7 dei. Giocare poi Poseidon, che è quello blu, che dice quando entra in gioco puoi ritornare un'entità non Magic Zone Ranger Ruler in mano. Se hai 7 dei rivelati, peschi 3 carte e puoi giocare un Olympian God dalla mano dentro il gioco. Questo cosa comporta? Comporta che una volta che abbiamo rivelato 7 dei, possiamo mettere in pila le abilità in modo tale che prima peschiamo 3 carte e mettiamo in gioco l'Olympian e poi rimettiamo in gioco riprendiamo in mano un Olympian dalla mano. Quindi peschiamo 3, mettiamo in gioco lo stesso Poseidon e lo riprendiamo in mano con la stessa abilità. Facendo così possiamo pescare tutto il mazzo con una semplice volontà. Una volta pescato tutto il mazzo giocheremo Magna. Magna in sostanza fa 56 danni perché adesso qua non si vede bene, io volevo... Ah sì, questo è il mio Mega Mix. Adesso per far vedere Magna useremo il database. Magna, il bello della diretta. Magna dice: quando questa carta viene rivelata tramite l'effetto di un'abilità ottenuta ordine degli dei, quindi con Zeus, oppure quando entra in gioco, un ristoratore sovrano G ottiene rapidità ed eterno fino alla fine del turno. E poi mette X segnalini più 100 su di esso, dove X è il numero di nomi differenti di 9 dei. Se X è pari a 5, peschi 2 carte. Quindi con 7 dei entra in gioco con un 6-6, riveliamo 7, quindi diventa un 13-13 e peschiamo 2 carte. Puoi giocarla in 12 con lancio rapido se riveliamo. E questa carta infligge X danni al tuo avversario, dove X è l'attacco totale di 12 dei Olimpo che controlli. Quindi noi già rivelando X, X dei, avendone in campo X carte, faremo X danni al nostro avversario, pari all'attacco totale. A questo aggiungiamo anche... Aspettate, aggiungiamo anche... Dove cavolo si chiama? Estia. Estia. Adesso ce la posso fare, devo cercare. Estia, che quando entra in gioco fa 500 danni, in più tutti entrano in rapidità e fa 1000 danni al nostro avversario. Quindi in sostanza avremo pescato tutto il mazzo, iniziamo a giocare concatenati Artemis, che è l'altro dio, che costa 2 e recupera fino a 2 pietre bersaglio, ma se abbiamo 7 dei rivelati costa solo 1, quindi ne giochiamo 4, giochiamo Magna, giochiamo Artemis, tutti rapidi, anzi giochiamo Artemis, poi giochiamo Magna, tutti rapidi, uno sfacello di danni e più o meno si vince così. Ci sono poi, diciamo, delle carte a corredo di questo, quindi abbiamo Origini delle Sette Terre, che ci permette di rivelare una carta dalla side, e come carte rivelate dalla side abbiamo generalmente Drawing, perché non mi va la spoiler, vabbè. Drawing dice che se lo si rivela dalla side, recuperiamo una pietra che controlli, quindi con un mana di origine sette terre rivelato aggiungiamo un mana verde e in più possiamo anche recuperare una pietra che controlliamo, quindi con un mana facciamo 2 mana per quel turno. E in più il nostro avversario non potrà aggiungere volontà se non dalle pietre magiche, quindi annulleremo gli effetti delle altre origini delle sette terre. Quindi le origini delle sette terre avversarie aggiungeranno 0 di volontà, perché pagheranno 1 di volontà per aggiungere una volontà, ma non potendo aggiungerlo aggiungeranno 0 di volontà. Oppure abbiamo i Children of Kronos, che dice: quando lo riveli aggiungi una pedina, 4-4 in campo, puoi giocarlo dalla side, tappando 2 volontà mettiamo in gioco il Children of Kronos
e distruggendo una macchina che controlliamo, quindi o la pedina o lo stesso Kronos, l'avversario scarta due carte. Insomma, Regio Sette Terre è una carta che alla peggio ci può fissare le nostre volontà. Infatti, vedete che Fabio giocava praticamente una carta di ogni colore a seconda di quello che serve. Ci fa due mana in un solo turno con Drawing. Ci può permettere di giocare carte alla side che possono essere come Children of Kronos. Ci può permettere di pescare carte perché, ad esempio, lui giocava anche. Come cacchio si chiama? È Mechanization. Mechanization, che dice che quando la riveli peschi una carta. Quindi con un mana aggiungiamo, con una volontà aggiungiamo una volontà e peschiamo una carta. Il resto del mazzo praticamente sono tutti 12 dei. Gioca il Gatekeeper of Vel'Savaria, che ci permette di pescare X carte e rimuovere dal gioco X carte dalla mano, quindi riveliamo altri dei rimuovendoli dal gioco e peschiamo altre carte. Gioca praticamente tutti i 12 dei, gioca le Cradle, che sono le carte chiave di Asmodeus, che sono quella rossa e quella verde. Quella verde dice che quando viene distrutta aggiungi una volontà di qualsiasi attributo, quindi la giochiamo e poi il turno dopo ce la spacchiamo. Abbiamo già pescato una carta perché si è ciclata e abbiamo due mana. Quella rossa invece fa 800 danni a tutta la board, quindi se ci fossero problemi dei risonatori avversari, con questa possiamo spaccare tutto. E carina dovrebbe essere anche la bianca, se non ricordo male, che alla peggio mette due paranti. Non si sa mai. Mazzo molto forte, gioca in combinazione Belial perché ovviamente la Godard di Belial dice che non puoi perdere la partita, rimane molto forte. Difetti di questo mazzo, in realtà, vabbè, uno perché gioca 60 carte, due è molto dipendente dalla Godard di Asmodeus, quindi nel caso ve la bloccassero potrebbe esserci problemi. Tre, che non è però in realtà un difetto, non gioca Laurite. Perché? Perché grazie alla nuova banlist o decidi di giocare Persefone o decidi di giocare Laurite. Questo cosa comporta? Comporta che noi potremmo fare Godard solamente se siamo sicuri che il nostro avversario non abbia Laurite o non abbia altre carte che permettono di annullare Godard. Altrimenti tutto il nostro piano sarà rallentato di molto. Ma tra le Cradle, i Vel'Savaria, eccetera, potremmo comunque rimuovere dal gioco le carte, quindi non è la fine del mondo. Altra carta che mi sono dimenticato di menzionare, che è sicuramente molto forte, è il buon Hades, che dice una volta che arriveranno i 12 dei, i sovrani che il tuo avversario controlla perdono tutte le abilità. Questo comporta che, ad esempio, in Mirror saremo esposti a qualunque tipologia di Godard, eccetera, eccetera, perché non avremo più Fallen, eccetera. Quindi state attenti, in Mirror il primo che rivela 7 dei praticamente ha vinto la partita, e non solo perché pesca tutto il mazzo, ma anche per altre interazioni simpatiche. Gioca poi come altri dei, gioca come quella bianco-nera, che dovrebbe essere Atena. Che dice che, no, non è vero, mentivo, non è Atena, è Era. Era, sì, è tutto uguale. Era, che dice che quando entra in gioco, l'oppo rivela la mano, scarti una carta, e in più, se hai 7 dei, l'avversario può giocare solo una carta per turno, molto 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 forte. Quindi scopo del mazzo molto semplice, riveliamo con la Godard subito 7 carte, cerchiamo di arrivare quanto prima possibile ad avere 7 dei, giochiamo Poseidone e chiudiamo in quel turno. Poi, secondo posto, abbiamo Zeus. Zeus, mazzo nuovo, perché è il sovrano uscito dall'ultima espansione, sfrutta anche lui i 12 dei, solo che li sfrutta perché non soltanto se li può cercare con la sua abilità, cioè tutte le volte che fa giudizio puoi cercare un 12 dio dal mazzo, ma perché ogni 12 dio, 12 deo, dio, uno dei 12 dei, tiè, quando li riveli, farà lo stesso effetto di quando erano in gioco, utilizzando la sua abilità.
la sua abilità, oppure l'abilità di Luce di Zeus, che no, Zeus Entra the Game of God, che è l'unica carta del mazzo che puoi giocare in 4x, che dice che se giochiamo Zeus possiamo cercare il dio e attivare gli effetti come se praticamente stessimo effettuando ordine. Quindi lo scopo del mazzo è arrivare quanto più possibile ai 12 dei, sfruttare tutte le loro abilità fortissime e vincere la partita. Forza gioca anche lui, ovviamente, Origine delle Sette Terre, però è monopair, quindi molto più difficile da pescare. Debolezze del mazzo, Strega Nera. Come risolverlo? Gioca in diverse copie carte che vanno a rimuovere quella carta. Quindi gioca Mono Geryon, gioca il Fallen Angel of Black Tears, che si può, dice che lui può ordinarsi, quindi può effettuare risonatore. Si può distruggere solo perché fa sacrifica e cerchiamo un altro Fury Vengeance, non Fallen Angel, scusate, Fury Vengeance. Cerchiamo un altro Angioletto. Quindi falliremo la ricerca, ma ci liberiamo l'ordine. E in più nel cimitero lo rimanda al gioco e fa meno 4 meno 4 a un risonatore. E ovviamente Strega Nera è un 4-4, quindi risolveremo il problema così. Fallen Angel lo scartiamo e peschiamo la carta e diamo meno 4 meno 4. E poi abbiamo eventualmente Estia, che fa anche quello 500 danni. Quindi ci sono diversi modi per poter, diciamo, contenere Strega Nera. Abbiamo Feruspell, lui ha deciso di giocare Persefone sopra Laurite. Gioca Percorso di Faurecia perché nel caso dovessimo riciclare delle carte, giocando tutti in monopair possiamo metterla sotto. Scopo del mazzo ovviamente è sempre fare Poseidone, perché tutto il mazzo fare cose. Gioca le varie luce, fuoco, acqua e vento di Zeus. Carte davvero molto forti che possono essere giocate gratis se noi abbiamo un'altra carta. Perché non mi funziona? Io odio questo PC. Aspettate. Ok. Che ci permette di giocarlo gratis se noi abbiamo ovviamente la cosa, il Zeus come sovrano, e rimuovendo dal gioco la carta. Fra l'altro, noi rimuovendo dal gioco la carta, c'è la prossima carta che giochiamo, può essere giocata gratis. Quindi non per forza nel turno in cui noi la rimuoviamo bisogna giocare la carta, ma semplicemente la si rimuove dal gioco. Questo perché, se ad esempio ci rimischiano al cimitero, noi possiamo rimuoverla e a quel punto poi giocare la nostra prossima carta gratis. Tutto in monopair, adesso non so spiegarvi ogni singola carta. Diciamo che è un mazzo molto ridondante, lo vediamo tutto in monopair, ma in realtà sono carte che ci permettono di giocarle come se fosse in 4x. Esempio, giocare 4 essenze, che sono carte nuove, ne faccio vedere solo una. Che se noi stiamo giocando questa carta nel mazzo di Zeus, possiamo giocarla come un risonatore, quindi ordinarla e poi si toglie dall'ordine da sola, quindi è un canto che comunque fa un effetto interessante e in più ci permette di cercarci un 12 Deo e poi alla fine del turno si stacca e il nostro Zeus è pronto per essere ordinato nuovamente. Quindi non c'è il rischio di incastrarsi, perché uno dei problemi principali dei sovrani con ordine era che noi dovevamo giocare carte ordinate che o sono effettivamente troppo forti da sole e possono stare ordinate, esempio Ayu, esempio Hanzo, o sono carte che si possono riciclare e quindi facciamo l'effetto di ordine e poi la togliamo dall'ordine per poter ordinare una nuova carta. Noi pensiamo ad esempio a Fietsing in Hanzo, pensiamo ad esempio a tutte le carte che hanno sacrifica fai qualcosa, ad esempio Percival può essere ordinato, poi lo sacrifichiamo, avremo ordinato, fatto un effetto e in più avremo di nuovo il sovrano libero. Questo per poter quindi sfruttare il vantaggio dell'ordine. Terzo posto, Zeus, stesso funzionamento. Quarto posto, Shiva. Allora, questo mazzo in realtà è un mazzo combo molto semplicemente. Sfrutta questa carta qua, Arena Expansion Mimi Tribe Festival, che dice se noi stiamo giocando Shiva, possiamo rivelarla fuori dalla partita. Una. Se è rivelata fuori dalla partita, la possiamo giocare quando vogliamo.
E se noi abbiamo risuonatori con attacco superiore a 3000, possiamo giocarla gratis. Quando una creatura che un risuonatore che controlliamo attacca, recuperiamo una stone. Io con me, raga, termini di Magic, non odiatemi. E questo cosa vuol dire? Che noi faremo Awakening of Ogre's Balestra, che dice che costa 2 in meno per ogni stone diversa che controlliamo. Tutte le nostre stone diventano dei 1000-1000. Se controlliamo o 3 stone e un risonatore, oppure 4 stone, potremo giocare gratis Arena Expansion. E poi a quel punto noi attaccheremo con la stone di Grusba e si stapperà per l'effetto di Mimi, e facendo praticamente infiniti attacchi. Tutto il resto del mazzo è un contorno per poterlo proteggere. Rigveda ci permette di counterare, fare oppure una vulnerabilità o distruggere un permanente, una delle carte più forti mai stampate, e con Shiva costa solamente 1 oppure 2 a seconda degli effetti che vogliamo fare, o 3 se vogliamo fare tutti e 3. Abbiamo Origine delle Sette Terre anche qua, fortissima, perché Origine delle Sette Terre più Trishula ci permette a turno 1 di aggiungere 2 mana, fare Trishula e avere una terra stappata. Quindi forse questo qua è il mazzo che più di tutti sfrutta appieno Origine delle Sette Terre. Uno dei pregi di Origine delle Sette Terre, secondo me, è che per poterla sfruttare appieno servono carte verdi forti a costo 2. Perché? Perché altrimenti non sfruttiamo appieno quel mana verde che ci dà. Oppure in generale carte forti a costo 2 che hanno un impatto a velocità, però sorcery. Perché ovviamente Origine delle Sette Terre può darlo solo nel nostro turno. Però in questo modo qua avremo l'effetto di rampare, quindi avere un turno in prima la nostra Awakening Ogre's Balestra, quindi già secondo turno, se noi turno 1 abbiamo fatto Trishula, turno 2 possiamo usare Origine delle Sette Terre per rivelare uno dei due Children, mettere una pedina, fare al risveglio Ogre's Balestra, avere quindi in totale 3400 di attacco, fare Mimi Trap Festival e vincere in quel turno. I resto delle carte sono in contorno per proteggerlo, quindi due Geryon, le Witch contro Zeus, l'Aurite. Abbiamo poi lo Spirito della Conoscenza che ci permette di andare a cercarci nel mazzo Awakening of Ogre's Balestra, Origine delle Sette Terre e Silmeria. Silmeria che dice che il nostro avversario non può giocare carte fino alla fine del turno. Dark Alice perché sia un risonatore che ci permette di ciclarci le carte inutili. Setting the Stage per i matchup control. Decay of the Machine, molto molto forte in questo meta, che dice che puoi mettere due carte rivelate fuori dal gioco al cimitero. Questo perché? Perché noi con Rigveda, con Dragwing non possiamo aggiungere mana extra con Setting the Stage. Facendo Decay of the Machine metteremo al cimitero Drawing, lui perderà l'effetto di aggiungere il mana e di bloccarci soprattutto, cioè non di aggiungere il mana, scusatemi, perderà l'effetto di bloccare il mana extra che noi utilizziamo attraverso Origini. Oppure era forte anche contro Tifone, che però solamente un giocatore l'ha portato. E il resto del mazzo in realtà poi sono, ad esempio, avevo messo Mono Zewinter per avere una carta blu, non si sa mai, mentre devo giocare e fixarmi il mana con Origine delle Sette Terre, e 4 scartini nei matchup in cui non serve Decay of the Machine e serve magari una carta extra per poter controllare l'avversario, forte soprattutto contro Zeus, che lui non ha carte che ci permettono, cioè che sfruttano se non Origine delle Sette Terre in una sola copia. Con invece uno scartino fatto bene può incasinargli la vita. Poi quinto posto abbiamo Shiva, sesto posto abbiamo Shiva, settimo posto abbiamo Shiva, quindi Shiva si conferma comunque un mazzo, è vero, non un tier 1, però un mazzo molto solido che in mano di diversi giocatori ha funzionato molto bene. Considerate che c'erano 4 Shiva e 4 Shiva hanno fatto top. Questo anche perché la gente non era pronta per quel mazzo. Nel momento in cui il mazzo risultasse famoso, probabilmente finirà nel dimenticatoio. È un mazzo comunque con tante lacune, cioè rimane un tier 2 al massimo. Io l'ho fatto principalmente per divertimento,
perché essendo anche l'organizzatore dovevo finire i match in fretta, ma non è chissà che, montatevelo se volete divertirvi. Ultimo mazzo del torneo, Tifone ci obbliga a giocare almeno 100 carte nel mazzo e è il mazzo che più di tutti sfrutta le macchine rivelate dalla side. Già col suo effetto possiamo rivelare macchine dalla side, ha subito tante limitazioni. Lui dice che parte con punti vita pari alle carte che abbiamo nel mazzo, quindi molto forte, partire magari a 10.000-12.000 punti vita, anche se a giudicare dai mazzi che c'erano all'interno del torneo, come avete potuto vedere, non è troppo difficile fare 10.000 danni ormai in questo meta. Gioca tante carte a base control, quindi Abdul e Kidna per rivelare le macchine dalla side, i vari Children, Strega Nera, gioca 20 antibiotici, antibodies, una carta che dice un 2-2, costo 1, puoi giocarne quante ne vuoi nel mazzo e prende +2/+2 per ogni carta che hai rivelato col suo stesso nome, giusto? Sì. E in più ha precisione, rapidità, volare, perforare, ma deve attaccare obbligatoriamente prima i risonatori. Quindi quel Pierce lascia un po' il tempo che trova. Altra carta che gioca in Xper è il Typhon Blood, che dice che puoi averne quante ne vuoi, puoi giocarne solo una per turno, peschi una carta e aggiungi uno, se ne hai almeno 6 nel cimitero aggiungi invece 2. E se giochi Tifone è gratis, quindi gratis aggiungeremo mana e pescheremo una carta. Carta interessante, ovviamente fa un pochino da fillerino perché a 100 carte ci devi arrivare. Non è male, non è male. In generale il mazzo è comunque interessante. Considerate che grazie a questa carta qui... Sarà questa? No. Io non so i nomi delle carte per quello. Le devo cercare. È questa qua, ok. Questa qua dice che i canti oscurità nella nostra mano hanno quick cast. E se giochiamo il buon vecchio Tifone a Eterno e appena la riveliamo la mettiamo in gioco. Poi ha il secondo effetto che dice che quando non tocca machine è messo nel cimitero, metti un 4-4 machine e pompa tutte le macchine. È forte perché rivelando la mettiamo subito in gioco, tutti i nostri canti hanno quick cast. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i nostri scartini belli belli, quindi Luke, quindi questo, solo Luke mi sa che giocava, Luke piuttosto che Final Battle, giocava anche Thought Control, sono tutte carte che di colpo diventano quickcast. Quindi uno dei principali problemi dei mazzi a base nera era che giocavano carte invece da sorcery, quella carta risolve il problema, tutte hanno quickcast. Mazzo molto interessante, scomodo giocando 100 carte, ma che può dire la sua. Sono tutti mazzi che possono dire la loro. Cioè, una cosa bella di questo meta attualmente è che ogni mazzo che giochiamo può dire la sua. Quindi, a torta finita, 4 mazzi presenti in top. È stato un torneo davvero molto carino. Secondo me si sono divertiti tutti, almeno spero. I premi sono stati interessanti. Fate conto che al primo si è preso, oltre al buono Amazon, 4 Dark Alice promo, che io vorrei far vedere quanto costa su MKM. 4. La prossima tappa sarà a fine luglio. Io metterò l'evento, penso, fine mese. Stessa formula, stessi premi. Speriamo di vedere, oltre alle stesse persone, qualcuno in più. Farò altri video nel corso del mese di luglio. Secondo me saranno tutti video interessanti perché andremo a commentare il GP spagnolo. Cercheremo di commentare il GP americano, che sarà in realtà la settimana prima della nuova No Name. E a quel punto magari, se avrò tempo e voglia soprattutto, farò anche un video tier list prima della tappa.
E cercheremo di fare anche eventuali video, commentary, piuttosto che adesso cerchiamo, non so, vediamo, vediamo, ci sono tante idee in ballo, il problema principale mio è il tempo, però cercheremo di fare tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, sappiate che è molto spartano, quindi senza intro, senza niente, dovrò rimettermi a fare anche quelli. E niente, ci vediamo quindi, fine luglio. Consigli, opinioni, pareri, fatemi sapere, che sono aperto a tutto. Bellona!